Quindi nella prima parte trovate un po' il che cosa, cioè verificare a chi si rivolge e e la la finalità. finalità. Ok, come pensate di somministrare questo questionario? Allora, l'intento è quello di coinvolgere tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea di questa università a campione, quindi partiremo dal numero di iscritti delle diverse facoltà, corsi di studi, corsi di laurea e sulla base diciamo, dei numeri capiremo Perfetto, in quindi percentuale. loro hanno già un numero preciso di studenti, di popolazione di riferimento. Avendo la popolazione di riferimento, la campioneranno ex ante, ovvero diranno, visto che sparo caso, le facoltà sono 5, il 5% è iscritto a veterinaria, il 20% a giurisprudenza, il 35% a lettere moderne. Allora il nostro campione dovrà essere rappresentato per il 25% da studenti di lettere moderne, per il 5% da studenti di veterinaria e via discorrendo. Per quel che riguarda il calcolo della numerosità del campione, sapendo qual è l'universo di riferimento che voi utilizzate, calcolerete la numerosità del campione utilizzando il softwareino di cui vi ha parlato Alessandra. Ok, perfetto. Come verrà somministrato il questionario? Allora, noi pensavamo di fare un questionario scritto, però non abbiamo deciso se è autosomministrato oppure da somministrare in presenza. Questo non lo, Ok. te la rimbalziamo, Me questa la palla. rimbalzate e vi dico, vi rispondo subito. Allora, un'intervista costa di più, nel senso Sì, che è necessario una una persona, volta. sono necessari degli intervistatori. Questionario autocompilato invece si raccoglie con un minor dispendio, diciamo così, in termini di investimento di personale, si rischiano di avere dei tassi di ritorno più bassi, ovviamente, però nel momento in cui si fanno delle stime si ha anche, diciamo così, si sa che più o meno il ritorno, che se io devo raccogliere 100 questionari a veterinaria, probabilmente ne dovrò distribuire 180, più o meno. Il vantaggio di un questionario di questo tipo autocompilato, secondo me, se lo fate anonimo, perché anonimo sarà, è che gli studenti si intimidiscono meno e quindi vi rispondono in modo più veritiero, forse, e non rispondendo alle interviste di un intervistatore, per cui magari barano un pochino. Quindi Non è un barare, è sostanzialmente il mi vergogno. Ok? Prima annotazione rispetto al questionario: se sarà un questionario, ovviamente contestuale a quello che abbiamo detto ora, se sarà un questionario autocompilato, ci vanno 3 righe di spiegazione, ovvero quello che voi avete ora individuato per punti dovrà diventare una frasetta. Gentile studente, chiediamo la tua collaborazione, la tua partecipazione per consiglio. Quello che voi andate a chiedere loro è un'opinione per migliorare i servizi che l'università può rendere loro e può mettere loro a disposizione. Quindi fatelo percepire come un servizio aggiuntivo che date, piuttosto che non come un obbligo o un favore che loro fanno a voi. Ok, ci siamo e siamo puliti puliti. Allora, la prima domanda. Negli ultimi 2 anni ha visitato un museo. Perché negli ultimi 2 anni? Alessandra ci ha spiegato, cioè questa è una cosa che abbiamo imparato ieri, che è importante, diciamo, un arco temporale, Su questo circoscrivere. non ci piove, mi chiedevo perché i 2 anni. No, l'abbiamo messa a caso. No, però 2 anni potrebbe essere motivato dal fatto che intanto magari non sono tutte matricole quelle che rispondono, hanno già un iter alle spalle, magari in quei 2 anni forse avrebbero dovuto entrare in contatto col museo, non lo so. Però la domanda è generica,
quella è generica. Sui musei, sì, perché la prima domanda. La prima domanda era generica. No, ma noi non ci siamo musei. Ma questo, ma questo non ce lo siamo chiesto. Infatti, 2 anni li abbiamo messi a meno, non abbiamo. Allora vi dico perché vi consiglierei un altro arco temporale. Vi consiglierei l'arco temporale negli ultimi 12 mesi. Perché? Primo, perché tutte le statistiche relative ai consumi, sia dell'Istat, sia le statistiche, ragionano nei termini di un anno. E aiuta scrivere proprio 12 mesi, secondo me, perché nell'ultimo anno, magari sono a settembre, la gente poi interpreta come, nel senso che obiettivamente quanti musei hai visto nell'ultimo anno, per me può essere dal gennaio, invece vi sto chiedendo tendenzialmente negli ultimi 12 mesi, quindi mediamente più o meno quanti musei vedi in un anno, perché poi quando uno risponde a questa domanda tendenzialmente ti dice ragiona in media. Ci può essere un anno in cui tu ne vedi di più perché, che non so, hai fatto una visita studio particolare o hai visitato alcune, però tendenzialmente si ragiona in termini di media. E questo mi sta bene. Sì, no. Se sì, quale? E qui arriviamo alla condizionale. Perché noi gli chiediamo quanti? Perché a noi interessa sapere non solo se hanno visto un museo, ma se sono dei visitatori occasionali. Tanto tu, allora, questa domanda, secondo me, 99% delle persone vi risponderà sì. Per cui una domanda di questo genere è di tipo generalista, perché noi avremmo bisogno di capire con quale frequenza, con quale assiduità li frequentano tendenzialmente. Sì, sì, quanti, io direi anche in questo caso con risposta numerica. E il se sì quale, sì quale barra quali lo possiamo anche lasciare, nel senso che così cerchiamo di capire, vediamo di capire quali musei. Le domande aperte ovviamente poi necessitano una codifica, per cui voi avrete dei musei più ricorrenti o dei musei non ricorrenti, anche perché una domanda di questo genere è molto generale. Presupponiamo che quindi loro ti rispondano sui musei che hanno visto sia in Puglia, sia Lecce, sia in Puglia, sia in Italia, sia all'estero, per cui lì rischiate davvero di avere il mare magnum delle risposte. Però questa aveva il senso, questa domanda, di capire se sono fruitori museali o meno. Certo, in generale, prima di... Assolutamente, è per quello che vi consiglierei di mettere quanti e poi appunto quali. Vabbè, quanti e quali? Quali. Se, quanti, quali, puoi specificare quali, cioè quanti e quali sono allo stesso, scusate, sono allo stesso livello e sono due condizionali, quindi magari proprio graficamente li potete anche fare, visto che utilizzerete un format di Word, potete fare leggermente rientrati e poi ovviamente utilizzate sì, adesso graficamente sì, ok sì, va cambiata. Qualcuno della tua università ti ha mai parlato dei musei universitari? Domanda sì, assolutamente conoscitiva a grandi linee. Che tipo di output poi ti dà questa risposta? Perché noi quando poniamo delle domande dobbiamo porci dal punto di vista del risultato che otteniamo e quindi come ci può essere utile. Ci può essere utile perché vuol dire che c'è in qualche modo una conoscenza interna all'università del sistema museale universitario, quindi è assolutamente corretta. Sì, sì, qual è stato il tuo canale di informazione? Ecco, questa voi l'avete fatta come una domanda aperta. Suggerimento, chiudetela nel se... Sì. Allora, cosa includere? Possiamo partire dai macro per arrivare ai micro, quindi passaparola, te l'hanno detto amici, colleghi, professori, io li terrei separati perché professore nel nostro caso ha un ruolo chiave, cardine, materiale, e poi dovete considerare quali sono i materiali di comunicazione che voi musei universitari utilizzate, per cui
quali canali, siete voi che dovete dire a me quali canali. Io vi posso dare delle indicazioni, vi posso dire sicuramente il passaparola, i professori, immagino i volantini, immagino un per caso, immagino sul web, e sul web magari differenziamo se si sono imbattuti casualmente. I siti, i musei universitari hanno un sito loro? Quindi differenziate. Ok, allora sito dei singoli musei, magari specificare quale a quel punto, in modo tale che possiamo capire quali musei universitari hanno visibilità sul web maggiormente, in modo maggiore o in modo minore. Comunicazione a domicilio non l'avete, non avete i passaggi radiofonici, non avete le palline, non ha... quindi i canali sono sostanzialmente il passaparola, i professori, il web generico, i singoli siti web dei singoli musei, e a quel punto gli chiedete di specificare quali, e i social network, se ci siete sui social network, quindi nel caso specifico. Ok. Da quando hai iniziato il tuo corso di studi, hai mai visitato i musei universitari, i musei dell'università? Perfetto, e qua voi avete fatto tutto l'elenco dei musei con sì, no, ovviamente ipotizzando che la visita sia stata solo una, ok, dell'ambiente, di biologia marina, diffuso, no, no, che una visita unica. No, vi interessa, ok, la conoscenza, perfetto, perfetto. Le collezioni dei musei universitari sono utili allo studio delle materie oggetto d'esame? Questo è molto importante, sì. Perché anziché dare la risposta netta sì, no, non gli chiediamo di dire quanto? Secondo me è più adeguato. Ecco, perfetto. Io, secondo me, vi può essere più utile, perché la risposta così dicotomica sì, no, è un po'. Adesso vi faccio, io faccio l'avvocato del diavolo, ovviamente. Ha senso parlare globalmente di collezione dei musei universitari? Non è possibile che qualcuno sia più utile rispetto ad altri? Direttamente, magari che potrebbero essere direttamente avvantaggiate, no? Mentre delle facoltà, ci faceva notare lei ieri, per esempio, gli studenti iscritti a lettere, non so, magari lettere antiche, però ci sono i musei archeologici, però ci sono delle facoltà, diciamo, non direttamente correlabili alle collezioni. Poi magari i motivi si possono anche trovare, perché certo, non è detto, certo. Che è voglio dire, però... che così generalista mette anche in difficoltà il rispondente, perché io sono magari un... In generale il fatto, cioè nel senso, dei musei universitari in generale? Proprio per vedere... In generale, ok. Conosce anche della posizione da parte dei studenti. Sì. Invece di chiedere perché non vieni o perché dovresti venire, no, io invece... indirettamente, cioè, sì. Perfetto, perfetto. Quello che mi chiedevo era se questa domanda poteva in un certo senso essere legata a quella prima, in cui se gli chiedi insieme, quindi fai una tabella doppia entrata, se l'hanno visitato e quanto è stato utile rispetto al loro, allo studio delle materie oggetto d'esame. Però tu sai che fai matematica. L'abbiamo messo sotto la foto. Infatti, l'altra il senso della domanda era quello di capire che tipo di percezione hanno gli studenti dei musei, come vedono gli studenti dei musei universitari. E siccome
dalla parte anche di chi lo compila. La domanda successiva va bene posta genericamente, mi chiedevo se questa potesse essere legata al singolo museo, proprio perché appunto io, studente di lettere antiche, vado al museo, ho fatto l'esame di papirologia, devo fare l'esame di papirologia, è logico che il museo papirologico mi è utile, ma il museo dell'ambiente no. Se mi fai la domanda complessiva in generale, magari sono un pochetto sfasato, perché qualcuno mi è stato utile, qualcuno meno utile. Invece se lo leggo al singolo museo, ti so dire il singolo museo rispetto, e poi una volta che gliel'hai fatta così, questa non ti sto dicendo di toglierlo. Complessivamente, quanto reputi che i musei universitari possano essere utili allo studio delle materie, in modo tale che qua tra l'altro hai una diciamo così anche classificazione tra virgolette dell'utilità dei musei sulla base del percorso universitario, e poi un giudizio complessivo che torna alla fine. Quindi prima ti faccio una delle è impostato molto bene il questionario, perché voi avete fatto prima un siete fruitori di musei, in quali termini, in quali modi. Poi, ok, adesso entriamo nel vivo e parte centrale del questionario, ti chiedo le cose relative ai musei universitari e quanto ciascun museo ti è stato utile. Quindi alla fine ti dico, adesso tiriamo le fila del tutto e mi dici se le collezioni sono utili e se il museo universitario è una buona alternativa per trascorrere del tempo libero. Io aggiungerei anche un perché, nel senso che nel momento in cui qualcuno mi dice che non è utile e io non so perché, cioè sono punti a capo, cioè io ho bisogno che loro mi dicano in che cosa potrebbero essergli utili i musei, perché se mi dicono in che cosa gli possono essere utili, io magari taro una comunicazione barra un'offerta, oppure anche che cosa ti aspetteresti di trovare nei musei universitari se non gliela vuoi lasciare aperta, la chiudi e gli dai tu una serie di alternative, uno spazio dove studiare, uno spazio dove si svolgono degli incontri propedeutici, uno spazio dove si svolgono incontri di approfondimento, dei seminari, dei laboratori. Dite, cioè dovete dare anche un'offerta che li incentivi. Secondo me la parte di analisi c'è tutta, però se vogliamo incentivare la partecipazione abbiamo anche bisogno di sapere che cosa loro si aspetterebbero di trovare o cosa vorrebbero trovare. E se io sono furba già mi faccio un'idea di che cosa sono in grado di offrire ai miei studenti, e quindi gli dico tra tavoli multimediali, delle wifi gratuito, incontri su argomenti specifici, cosa ti piacerebbe? E anche qua gli chiedete di dare un giudizio da 1 a 5, oppure semplicemente di quali di queste attività, mettili in ordine di importanza, quali di questi fattori ti farebbero partecipare maggiormente, ti farebbero frequentare maggiormente il museo. In modo tale che non gli proponete l'incontro con l'astrofisico se non c'è la possibilità poi di riuscire a gestirlo. Invece se il wifi gratuito può essere una cosa facilmente attivabile ed è una cosa che di norma agli studenti universitari fa piacere, ce l'avete già praticamente, magari già c'è, e quindi loro semplicemente non sanno che c'è. Comunque è costruito molto bene, nel senso io vi consiglierei di farlo proprio. Una possibilità sarebbe quella di coinvolgere gli studenti di sociologia e quindi fare tipo stipulare un accordo col presidente di facoltà o di corso di laurea per stabilire, non so, quante ore impegna fare questo questionario? 8 ore. In base a quelle 8 ore vengono riconosciuti dei crediti per delle attività da riconoscere, ulteriori attività formative. Oppure
per la distribuzione, a meno che non vogliate essere seguite dall'inizio dagli studenti che studiano sociologia, quindi per loro questo magari potrebbe essere molto più semplice di noi. E quindi già dalla programmazione, dalla costruzione del questionario, dal piano di campionamento eccetera, farvi aiutare da, non so, 2 o 3 tesisti. Comunque ogni anno l'università distribuiscono questionari, c'è il numero di valutazione, io mi ricordo sì, valutazione, sì, 153 ragazzi fanno questo. La valutazione è un organo dell'università, sì, e serve per valutare i centri. Allora, volete un consiglio molto allora, quello che lei suggerisce è obiettivamente una cosa fattibile. Conoscendo l'università, avendoci lavorato, 3 anni, tempo stimato, tra 3 anni fate il questionario. Poi magari appunto adesso con i nuovi ordinamenti tutto cambia. Però, visto che oramai il questionario è pronto, allora a voi cosa serve operativamente per farlo? Vi dovete mettere lì, fare piano di campionamento, poi servono 2000 questionari da stampare? No, quello lo potete fare facilmente, recuperare 100 penne al limite. Chiedendo magari di riportarvele, che poi tanto non ve le riportano. I costi per fare un questionario autosomministrato sono appunto i costi di stampa, vabbè, a parte il lavoro vostro, ma poi sono i costi di stampa, le penne, delle urne o dei contenitori dove i ragazzi possono rilasciare il questionario, oppure semplicemente 2 o 3 volontari che vanno, lo distribuiscono nelle aule e poi lo raccolgono alla fine. Quindi, infatti, perché ho detto urne? Perché comunque dà visibilità al fatto che c'è questa valutazione, ma soprattutto che ci sono i musei universitari, perché mi sembra di capire che anche uno dei problemi sia proprio la conoscenza. Per cui se lo fate un pochetto carino, con una grafica carina, lascia qui il tuo questionario. Ah, ma non sapevi che c'era il questionario? Chiedi a XY e può funzionare bene. Poi sesso, ok, maschio o femmina, età, comune di residenza, corso di laurea. Perfetto, corso di laurea in teoria voi già lo sapete, quindi li potete mettere chiusi con la crocettina, che sono anche più facili poi da codificare, perché le domande aperte, comune, mettete anche la provincia. Comune di residenza, a noi interessa il comune di residenza o ci interessa dove abitano? Nel senso, io sulla residenza sono sempre scettica, nel senso che... Allora, nel momento in cui si fa questo questionario, per dire, al Museo di Roma, a me interessa sapere da dove viene quella persona, sì, quanti chilometri ha fatto per arrivare al mio museo. Certo. Nel momento in cui però, ad esempio, io compilo un questionario a Roma e scrivo che sono residente a Lecce, è falsa la notizia, perché io in realtà vivo a Roma, quindi non ho fatto tutti quei chilometri. Certo. In questo caso... mettere il comune di residenza ci servirebbe per avere altre informazioni, ad esempio gli studenti, noi sappiamo da statistiche, indagini fatte, che la maggior parte degli studenti dell'Università del Salento viene dalla provincia di Lecce, provincia di Brindisi, qualcuno dalla Basilicata, la maggior parte da comunque Puglia, Basilicata, comunque sono pochi quelli che vengono di fuori da questo territorio. Quindi, dato che i musei, l'Orto Botanico sta a Lecce, c'è cioè quello che sta a Cavallino, Biologia Marina a Porto Cesareo, selezionando in base alle risposte, in base al comune di residenza, si potrebbe vedere se effettivamente uno studente di un paese che vicino a Porto Cesareo, vedere se lo conosce, se perché è del luogo o perché ha avuto la notizia dell'università. Ma mi hai convinto in questo no, nel senso che qua ha qua ha assolutamente ragione. Io ho chiesto perché comune di residenza, tu mi hai spiegato perché ti serve la residenza e non dove abiti. Perfetto, nel territorio rispetto che all'università. Perfetto, io ho scoperto l'università di Porto Cesareo da Roma, ad esempio. Perfetto.
perfetto, perfetto, questa è una motivazione. Ma ha convinto anche me, quindi assolutamente sì. Oltre al comune mettete anche la provincia, ma semplicemente perché sì. Brave, cioè se davvero se fate quel paio di accorgimentini lì, poi se volete me lo rimandate via mail, vi do un'altra occhiata e lo chiudiamo. Mi confronto anche con Alessandra se vi fa piacere e poi rimando. Avete domande? Perché non prendete la mail? Tutti gli studenti con questa ricerca hanno la mail. Via mail probabilmente, adesso non lo so, però probabilmente il nostro piano di campionamento che prevede una certa percentuale per ogni facoltà, non so come potremmo, perché non so se c'è la lista per ogni facoltà, credo che la lista sia per tutti gli studenti. Già, non sarebbe neanche anonimo più. Cioè non so se ci sono delle liste per ogni facoltà, credo che la lista degli studenti sia di tutta l'università. Quindi noi dobbiamo campionare in percentuale a seconda degli iscritti nelle varie facoltà, l'abbiamo detto all'inizio. Quindi come facciamo via mail? Non è un problema sfruttarla anche come promozione questa cosa. Magari uno ti scrive l'ho scoperto perché sto facendo il questionario. Assolutamente. Metti le urne, le persone ti incontrano, quindi di che cosa stai parlando? Non stavo dando il questionario, questa parola. Invece se tu lo fai tramite le mail, lo sa solo di quello che abbatti i costi. Di stampa? Di stampare 2000 questionari? E non devi andare personalmente. Ma ci sono gli studenti per questo. Io sono favorevole a un questionario somministrato nel caso specifico e non tramite mail, non per la questione dell'anonimato, perché nel caso in cui voi lo fareste digitale fareste una CAUI, quindi un'altra cosa, nella mail spiegate, mandate un link a un questionario esterno che si appoggia su un sistema, lo potete fare anche con Google, non si fanno facili questi questionari, quindi l'anonimato viene mantenuto. Una questione di campionamento ex ante in primo luogo e in secondo luogo in termini di visibilità e di partecipazione. Se coinvolgete anche qualche studente magari delle 150 ore piuttosto che qualche studente appassionato, vi fa ulteriormente da tam tam. Quindi secondo me nel caso specifico funziona meglio un autosomministrato cartaceo, anche perché è davvero breve questo questionario, per cui lo compilano davvero in 2 minuti. Poi se davvero riuscite a fare la penna te la regalo, te la tieni, va benissimo. Cioè, suppongo che i 200 euro da investire per fare sta roba si trovino. Il problema poi è l'analisi del dato, quello sì, quello poi va analizzato. Sì, assolutamente, assolutamente, quello sì. L'analisi poi va fatta e su quello ci sono appunto. Devi sapere che io mi sono resa conto che ho un set che solo per sapere analizzare i dati. Io no, perché nonostante avessi usato Excel, però se non sai esattamente come fare, magari potevo imparare, però non è semplice perché hai tante. Allora, innanzitutto tu non lavori quasi mai con i valori assoluti, ma lavori con le incidenze percentuali. Su quello poi vediamo, nel senso che siamo in università, ci sarà anche un corso di statistica barra di matematica barra di economia sui quali appoggiarsi per fare l'analisi, sarà un docente che vi dà uno straccio. L'analisi di questo questionario davvero si fa, anche se fate le bivariate, anche se fate le cluster, potete fare tutto quello che volete, ma si fa davvero abbastanza. Se lo fa un professionista lo fa davvero molto velocemente. Allora, c'era un'altra domanda? Sì. No, chiaramente per tutti i nudi che avete detto, che sono bellissimo,
anche durante le lezioni degli ordinari che seguono, esatto, quelle materie, cioè prima o dopo contestualmente, organizzando sugli ordinari delle parte di archeologia, di biologia. Non abbiamo parlato dei luoghi fisici dove questionario. Io pensavo proprio durante i corsi di laurea, cioè entri, chiedi i 5 minuti prima della lezione, tanto te li danno tutti. Certo. Sì, io lo davo per scontato, scusate, sbagliando magari, per cui sì, assolutamente. Perfetto. Grazie mille. Allora, che questionario vediamo ora? Dai, su, tanto li dobbiamo vedere tutti. Quale? Project Lab. E te nel frattempo mi scarico anche l'altro, visto che è particolarmente reattivo. Ho solo un'ora di tempo ieri, quindi speriamo di avere delle chiare. Vabbè, innanzitutto chi siamo? Siamo un'attività culturale, abbiamo un'attività culturale ben avviata e vogliamo sondare gli effetti della nostra comunicazione web, che si svolge su newsletter, sito e social network. No. Che sono scritti là. Sì, sito web, Facebook, Twitter, Instagram e altro. Da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da prendere conoscenza delle impressioni, delle percezioni che hanno i nostri iscritti alla newsletter della comunicazione, dell'immagine che noi trasmettiamo agli utenti stessi. E quindi vogliamo partire proprio vogliamo fare quasi un confronto tra l'immagine. Vogliamo praticamente fare una ricerca sull'intera immagine che hanno gli utenti rispetto al nostro. State facendo una valutazione della brand perception. È la traduzione di tutto questo. Okay. Volevo dire che ovviamente questo avevamo già. questo questionario si inserisce ovviamente in una ricerca ben più ampia che deve essere poi portata avanti su più livelli. E noi comunque proviamo in questo modo, attraverso la newsletter, a interagire con gli utenti che si mostrano, diciamo, interessati a darci la loro considerazione. E quindi noi partiamo dal il nostro che sì, quello l'hai già spiegato. Cioè, così siamo sicuri di colpire una fascia. Quindi primo errore che loro hanno fatto, poi vengono. Quindi abbiamo la newsletter, abbiamo mandato. Io mi fermo su questa frase. Clienti fidelizzati del web, parentesi newsletter.
Allora, innanzitutto chi è iscritto, web e newsletter non coincidono, perfetto, questa è la premessa di base, per cui questo, vabbè, un errore terminologico diciamo, ma soprattutto non è detto che chi si iscrive alla newsletter sia fidelizzato, c'è tanta gente che si iscrive alla newsletter e poi semplicemente non si disiscrive perché non è capace, o perché è pigro, o perché... Però li chiamiamo gli iscritti alla nostra newsletter, si chiama database degli iscritti alla newsletter, indirizzario newsletter, punto. Beh, noi non sappiamo quali sono i loro comportamenti, sappiamo semplicemente che si sono iscritti alla nostra newsletter. Il fatto che siano iscritti alla nostra newsletter non significa... Allora, innanzitutto voi la newsletter... Che cosa utilizzate per inviare la newsletter? Perché se utilizzate degli strumenti tipo MailChimp oppure tipo Vertical Response, sapete già quante persone l'hanno ricevuta, quanti l'hanno letta e quanti in caso hanno seguito il link. E di sicuro sapete, se controllate questi dati, che questa cosa... che cliente fidelizzato del fidelizzati e iscritti alla newsletter non vanno di pari passo. Sì, no. Tra tutti gli strati degli utenti, tipo i follower su Facebook, diciamo sì. Gli iscritti alla newsletter sono i più... Stiamo facendo il pelo, facciamolo okay. Bene. Ok. Il modo in cui il museo comunica. Uno strumento ulteriore che vi consente poi di impostare la strategia e il posizionamento social e quindi la costruzione del sistema social. Perfetto, quindi gli chiedete attraverso quali canali segui il museo, attraverso quali canali web o segui il museo, e sono manca solo la newsletter. Sì, ma visto che ha un canale che conosco... Allora, un questionario, il set di risposte funziona tanto... allora, è meglio costruito, meglio fatto, quanto minori sono le risposte legate all'altro, perché vuol dire che noi abbiamo ben chiaro. Noi l'altro dovremmo averlo molto contenuto in termini di incidenza percentuale, perché sennò significa che il set di risposte che noi abbiamo ipotizzato è sballato, vuol dire che non abbiamo individuato davvero quali sono i canali, se l'altro è preponderante, quindi l'altro dovrebbe raccogliere il residuale. Se ne raccoglie tanto di residuale, questo residuale deve essere ulteriormente riclassificato, nel senso che se su 50... Se io mi rispondono in 50, in 30 mi hanno messo altro e in questo altro c'è, che ne so, Twitter, no Twitter non c'è, Pinterest mettiamo, che voi non avete ipotizzato, vuol dire che Pinterest assume la stessa rilevanza di Instagram, Twitter o Facebook. L'altro dovrebbe essere residuale, deve sempre avere uno spazio inteso con specificare. Secondo me qua manca appunto solo la newsletter, lo mandiamo agli iscritti della newsletter, quindi dobbiamo mettere anche newsletter. Sito web del museo mi va bene, Facebook, Twitter, Instagram, ok, perché questi sono i canali sui quali voi pensate di collocarvi, quindi mi va bene. E poi altro, perché qualcuno magari può dire... Sì, quella sì. Perché avevamo ipotizzato un museo, cioè X, quindi altro... Poi dipende dai canali che ha il museo, quindi là andava aggiunto, che ne so, Pinterest, noi nel coso abbiamo messo altro, okay. Cioè okay. Mettere tutti là i canali che il museo, ogni singolo museo nel caso. Certo, mi raccomando, specificate però web o online, perché sennò uno dice ma io leggo gli articoli sulle riviste e poi tenete anche un internet generico, nel senso che magari la gente... Semplice, quando vuole delle informazioni su un museo, magari semplicemente digita il nome del museo che cerca, magari compare un articolo, che ne so, sulla Repubblica piuttosto che su delle testate online, allora in quel caso è semplicemente www.
Sei mai stato al museo? Anche qua, giustamente quello che hanno fatto loro, ovvero definire un arco temporale ben preciso. Negli ultimi 12 mesi hai visitato il museo? Sì, no. Quante volte? Anche in questo caso, perché magari così vediamo di classificarli. Se, aspetta, finisco solo. Se è un museo che non ospita solo una collezione permanente, ma anche delle mostre, chiedere loro di specificare su quali mostre. Ok? Probabilmente lo sappiamo già noi, quindi gli diciamo la mostra su Picasso, la mostra su Toulouse-Lautrec, la mostra sugli impressionisti, per dire, in modo tale che li aiutiamo e anche noi cerchiamo di capire che tipologia di pubblico è e in base alla tipologia di pubblico quale giudizio ha sulla nostra comunicazione web, perché è possibile che magari i frequentatori assidui abbiano un giudizio più positivo perché ritrovano tutta una serie di informazioni, quelli meno assidui meno positivo perché non cercano magari neanche, però la frequenza di utilizzo che ci aiuta anche a classificare l'utente in questo caso è utile. Cosa cerchi nella comunicazione web? La nostra rete di comunicazione e quindi le loro, diciamo, aspettative, quello che si aspettano di trovare, e con la domanda cosa cerchi nella comunicazione web. Abbiamo 4 opzioni più altre. Ok, ovviamente in questo caso poi la tipologia delle informazioni ricercate deve, voi l'avete fatto generico giustamente, poi dipende, deve essere molto tarato sul museo. Vediamo già la differenza tra loro che avevano le idee, cioè loro avevano proprio molto chiaro su dove farlo. Questo è un questionario ipotetico, quindi è aperto, è molto più aperto del loro che invece è proprio preciso, puntuale. Quindi capiamo anche la differenza. Non è chiara, non è chiara. Come, qua ci va, come giudichi la comunicazione web, online, digitale del museo rispetto alle tue aspettative? Esprimi un giudizio da 1 a 5. Teniamo presente anche quando formuliamo le domande, è importante chiedere sempre secondo te, cosa ne pensi, a tuo parere, perché è un giudizio che anche chi risponde deve sentire che io qua mi sto mettendo in gioco io, quindi è più spinto a dirti. Che cosa vorresti che il museo comunicasse? Allora, questa mi va bene, ma deve essere la conclusione di tutto. Però nel momento, che tipologia di informazioni, che tipologia di contenuti ti aspetteresti di trovare rispetto alle tue esigenze? Io gliela chiuderei in base alla tipologia, a quello che voi siete in grado poi di offrire davvero realmente, concretamente, perché sennò se questi vi dicono... degli aggiornamenti del sito, di Facebook, della newsletter, di che cosa? Va definito sempre, la domanda deve essere molto precisa, più è precisa più io posso fare dei ragionamenti, una domanda così è generica, non va bene. Beh, io ad esempio mi trovassi una domanda... A parte, allora, come ritieni la cadenza degli aggiornamenti? Esprimi un giudizio da 1 a 5 rispetto ai seguenti canali: newsletter, YouTube, Facebook. Fate una tabella a doppia entrata, 5 sopra e in riga, ogni riga un canale e ogni colonna un...
Ritieni che il museo racconti qualcosa in più attraverso il web? Sì, no. E quando mi rispondono sì o quando mi rispondono no, che me ne fo? Se no gli chiedo che cosa. Al museo reale, cioè se ha contenuti aggiuntivi rispetto alla visita del museo. Allora va formulata in un altro modo. A tuo avviso la comunicazione web ti consente di approfondire due punti, la conoscenza, le cose che ti consente di approfondire e gli chiedi se sì o no. È un'altra cosa, non è? Allora, questa è una domanda inutile, è la classica domanda inutile, nel momento in cui tu gli chiedi che cosa si aspettano di trovare e che cosa vorrebbero trovare, se racconta qualcosa in più che non ci cavi nulla, non si capisce in più rispetto a cosa, io la toglierei. Non mi dà strumenti per poter pianificare, non mi dà informazioni aggiuntive e non mi chiarifica la posizione del mio utente, quindi via, via. Questa è bella, va formulata meglio, però è bella. Se il museo fosse una persona che comunica attraverso il web, ti sembrerebbe accattivante, fastidioso, banale, noioso, rigido, coinvolgente, autoritaria, elegante, dinamica, amichevole. Beh, innanzitutto scegliamo tutto il femminile o il maschile, però questa è molto bella, nel senso che ci permette di dare una personalizzazione al museo in primo luogo, ma soprattutto posizionarlo in un quadrante di interessi. Io questa risposte le sceglierei individuando i poli sui quali si polarizza l'immagine del museo. Potete anche mettere proprio delle immagini, volendo, da scegliere. Noi l'abbiamo fatto spesso in una valutazione sulla immagine percepita di Torino da parte dei turisti durante il periodo delle Olimpiadi. Abbiamo scelto 4 immagini, che erano delle immagini che noi abbiamo associato ad un immaginario che secondo noi rappresentava Torino. Abbiamo chiesto loro di sceglierle e di associare un aggettivo a quell'immagine. E i risultati sono stati abbastanza sconvolgenti, perché noi ci immaginavamo che tutti valutassero Torino grigia e post industriale, invece l'immagine che per noi rappresentava una Torino grigia, per il turista rappresentava la Torino romantica, perché noi avevamo fatto delle foto con Torino con la nebbia e avevano associato quell'immagine il romanticismo di Torino. Sono io, però bene. Questo per dirvi quali possono essere le sfasature. Questa è molto bella come immagine. Questa immagine ti invoglia a frequentare il museo? No, questa no, così, allora, ho capito cosa volete chiedere, ma così non funziona. Nel senso che quale immagini vengono associate, quindi come viene percepito il museo e in base alla percezione quanto la percezione invoglia ad una frequentazione o non frequentazione, quello è quello che voi volete tirar fuori. La domanda non va formulata così, va formulata diversamente, è un po' da studiare, nel senso che sì, quanto l'immagine che hai del museo ti invoglia a frequentarla. Anche in questo caso darei farei esprimere un giudizio da 1 a 5 e la rigirerei un attimo, questo è proprio da studiare. Se hai visitato... Non ho capito.
se ti viene poi dopo. Anche l'ultima, questa domanda, se hai visitato il museo, l'impressione che avevi è stata confermata dalla realtà, va rigirato, capito cosa volete? Però va formulato diversamente. Rispetto all'immagine che hai visitato il museo, ok, rispetto alla visita, rispetto all'immagine che avevi, quanto la visita al museo ha risposto alle aspettative che avevi prima di visitarlo? E anche in questo caso fate dare un giudizio da 1 a 5, poi il perché assolutamente sì, ma il perché sia indipendentemente, cioè quanto e come c'è corrispondenza tra l'aspettativa e il giudizio ex post. Ok, allora, questionario funziona rispetto a loro obiettivamente, cioè loro avevano un progetto specifico, voi siete più nel generico, però le immagini, le domande ci sono. Non c'è la parte anagrafica, perché? Ma era prevista? Che cosa avreste voluto chiedere? Quindi le domande di rito? Sesso, età? Quindi? Il titolo di studio probabilmente. Il sesso, l'età? Sì. E hanno già fatto la morte. E poi hanno la sorveglianza. Ok. E facendo un questionario di questo genere è logico che un minimo si rimane vaghi, perché se non avete un museo di riferimento non sapete neanche quanto nel dettaglio e quanto approfonditamente scandagliare ed entrare. Però diciamo che le domande base ci sono, poi vanno un attimino ritarate. Soprattutto in questionario con i che purtroppo i visitatori dei musei che si iscrivono alla newsletter non danno informazioni, quindi anche se diciamo lo staff e i curatori dei musei vogliono creare un profilo, non lo possono fare da quelli iscritti alla newsletter. Dipende quali campi tu dai come obbligatori nel momento dell'iscrizione alla newsletter. Molto spesso non ho quasi niente in realtà. Dipende quali campi dai, quindi, è una scelta prioristica. Infatti. Allora, di norma funziona così, che per avere iscritti alla newsletter chiedi il minimo di dati, ovvero nome, cognome e la mail e basta. Si potrebbe mettere una parte facoltativa tranquillissimamente nella quale chiedi la profilazione. Facoltativa, chi vuole te la compila, chi non vuole non te la compila. Dubbiamente nome, cognome e indirizzo mail, oramai le newsletter funzionano tutte così, nome, cognome, mail e basta, e conferma per vedere che tu sia effettivamente un umano e non un bot. Un'altra domanda che potevano fare poteva essere se c'erano delle differenze tra un potenziale visitatore per un museo, un museo vero o un museo virtuale, perché esistono anche musei virtuali, ad esempio tipo quello di Baghdad, no? Quello fatto da CNR, il museo virtuale di Baghdad, è un'esperienza che è stata ricostruita. Ipotizzavo di avere un museo vero, quindi un museo reale. Però sì. Potevano vedere anche il grado, magari, cioè se voi un museo vero potevate fare anche una sezione diciamo web del museo, del programma espositivo, e vedere quante persone preferivano magari visitare il museo da casa o che ne so andando direttamente al museo. Sì, però se poi tu non hai le risorse per poter realizzare la parte virtuale non chiederla neanche, perché sennò ti tiri la mazzata sui da solo, nel senso offri quello che sei davvero sicuro di poter fare, sennò dal mio punto di vista è tanto controproducente, perché appunto già in Italia i musei hanno dei seri problemi di gestione, non è che brilliamo per capacità gestionale organizzativa, tutto. Se poi iniziamo anche a promettere quello che non possiamo mantenere, comunque sui musei virtuali hai ragionissimo, basta vedere il successo che sta ottenendo adesso il Rijksmuseum, che è una cosa spettacolare.
se non lo, andate a vedervi il sito, tutta la comunicazione web e social, che è una cosa. O anche il Museo di Trento adesso, cioè che ha inaugurato a fine luglio, ad oggi, anzi a ieri, al 30 settembre, fine settembre, ha già fatto 100.000 visite, 2 mesi e mezzo. C'era un altro che è di Ercolano, ad esempio, che è un museo archeologico virtuale che sta spopolando perché è un museo tecnologico dove ci sono degli ambienti immersivi dove il visitatore vive proprio delle simulazioni proprio in termini di messaggio, è tutto che vuole. È il MASO, il museo archeologico virtuale di è vero. Dove ci sono sistemi olografici che permettono di comunicare più di qualsiasi pannello, dove i personaggi vissuti nel luogo che raccontano la storia del luogo. Semplicemente anche ne abbiamo parlato questa mattina abbiamo parlato di augmented reality e di tutto questo. Lavorato anche il Generation Lab, che sono proprio lavorano sulla, sulla comunicazione più flettive, a commentare, che parlavamo anche l'altro giorno, che adesso sono praticamente tecnologie innovative e quelle attirano i ragazzi, attirano i più piccoli, perché poi sono dei musei interattivi, è un museo dove tu puoi più rapportarti con delle domande, con delle. Assolutamente. Provate dei generi e crei esperienza. Oltre tu volesse fare un'indagine, in questo caso hanno sfruttato i contatti di newsletter, se volessero farlo tramite i contatti dei fan della fanpage del museo, su Facebook si potrebbe andare. Allora, puoi lanciare una poll direttamente da Facebook, che ha l'opzione per fare le poll. Però lo fai su una singola domanda, non fai una cosa del genere sui fan. Sì, puoi dire, mettere una notizia nella quale dici, a quel punto fai una Kawi che residente su, ad esempio la fai tranquillamente anche con Google, che ti dà la possibilità di costruire delle poll online e inviti i fan a compilare il questionario. Certo, quello puoi fare. Passo a turno. Allora, premettendo che la grafica non è stata minimamente curata, diciamo è abbozzato come questionario perché ci abbiamo lavorato per niente solo ieri. Quindi, come abbiamo presentato ieri, noi siamo una società, un gruppo, va bene, ok, che realizza dei percorsi esperienziali di tipo storico-archeologico sul territorio di Lecce, nel territorio di Lecce città. È un percorso itinerante, seguendo anche un filo cronologico, partendo dal parco archeologico di Rudia, quindi con annessa visita guidata, e poi visitando i monumenti, il teatro e l'anfiteatro, e poi chiudendo il giro all'interno del museo Sigismondo Castromediano. E tutto con un'annessa guida che accompagna i gruppi, visite che durano in media 2 ore, 2 ore e mezzo. Lo so, però solo per il parco di Rudia, solo a Rudia si perdono almeno 3 quarti d'ora. Cioè almeno 3 quarti. Questo era un po' un problema che stavamo valutare anche. Sì, va bene, abbiamo stimato un paio d'ore, però. Perché non fate un'offerta modulare? Scusa, posso? Un'offerta modulare in cui tu hai pacchetto completo 4 ore, tutto pomeriggio per dirti, e ti visiti tutto. Pacchetto solo due smart e super smart, per dire, in modo tale che così becca, allargate il target di utenti potenziali, nel senso 2 ore e mezza, se io c'ho, ad esempio ho un bimbo piccolo, magari mi piacerebbe farlo, ma cazzo, c'ho il bambino di 3 anni, 2 ore e mezza chi lo tiene? Cioè quello mi devasta tutto. Ecco,
infatti in questa ottica noi abbiamo fatto finta di partire con un progetto prova, diciamo. Sì. Un progetto pilota. E infatti il questionario è stato modellato anche cercando di capire le esigenze del cliente, del turista, nell'ottica dell'esperienza fatta, quindi per capire anche criticità e potenzialità del progetto da proporre. Successivamente all'esperienza, diciamo, è post visita, diciamo, è in quest'ottica che è stato progettato. No, il suggerimento sulla modularietà della visita era esclusivamente legato al fatto che il percorso potesse durare 2 ore e mezza, che quindi però nelle 2 ore e mezza bisogna considerare il fatto, oltre alle visite, gli spostamenti, certo. Perché poi perché poi noi abbiamo considerato non so, come avere dei pulmini con cui trasportare dal parco archeologico fino al centro di Lecce, praticamente il museo per riferimento. L'abbiamo spiegata, cioè sì. Le zone da visitare non sono in un unico luogo o comunque vicine tra loro, cioè sono a una distanza non eccessiva, no, ma anche necessita di un trasporto attraverso un mezzo. E che conclude poi diciamo, il programma di visita ai monumenti si conclude con il museo, dove sono contenuti i materiali che provengono da quelle aree di scavo, cioè quindi concludere anche con una spiegazione, diciamo, di più analitica e più dettagliata sui materiali che provengono proprio da quelle aree indagate, da quelle aree, diciamo, dalle aree di scavo, dai monumenti visitati. Ok. Vabbè, i primi sono dati molto generici, molto banali, sì, giusto per inquadrare l'individuo, per avere un'idea personale su chi sei. Sì, esattamente. Professione, perché la lasciamo aperta, che poi ci complica l'analisi? Per tempistiche di compilazione nostre. Ok. Vabbè, prima domanda generica, se è la prima volta che viene vissuta un'esperienza integrata fra parchi e musei, giusto per capire se sono dei neofiti o meno, insomma. Poi vabbè, la domanda classica, se quanto si ritiene soddisfatto. Sì. Prima, nel momento in cui io fossi no, magari... Tu dici che non c'è bisogno, no? Chiediamoli magari dove, quale, no? Così abbiamo, perché se sappiamo solo sì o no, ma non sappiamo quale, dove e qual è il suo metodo di confronto, ci dà poco indicazione. Sì, semplicemente sappiamo che qualcuno ha fatto qualcuno, no? No, vediamo quali sono i competitor percepiti come tali, perché poi magari la gente ti dice sì, ma non hai idea di quello che ti sta, ti dice sì perché ho visitato con la gita della parrocchia, cioè andate in gita alla parrocchia a Rotondo, per dire, e quella per loro è una visita integrata, per quello ti chiedo quali. In sostanza sì, dove? Sì, okay. Quali, dove? Ok, vabbè, la soddisfazione dell'esperienza vissuta, okay. Abbiamo, siamo limitati a 4 quesiti, 2 e 2 praticamente. Perfetto. Programma di visita proposto da 1 a 5, quindi partendo da un minimo di 1 fino a un massimo di 5. Abbiamo fatto, posso un quesito anche sulla durata del percorso? Sa, quello è stato un errore. Siamo con... una batteria di domande dove chiedete un giudizio da 1 a 5. Allora io vi suggerirei di fare un'unica domanda, esprimo un giudizio in merito ai seguenti aspetti: i relegamenti, programma di visita proposto, durata del percorso, informazioni fornite, che così loro percepiscono come un'unica domanda. È più
piccolo, più oggettivamente il qua dice quante domande sono, invece lì sono una domanda, che poi abbia più risposte, siano tante domande diverse, però percettivamente è solo una. Sì, praticamente la domanda è un blocco unico, dove vengono elencati tutti i consigli che vogliamo. Quindi la 3, la 4 e la 5 diventano, sì, diventano sì, 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 sì. Quindi le informazioni fornite. Sì. Generica, sì. Perché è un giudizio complessivo. Complessivo. Poi qualcosa in più nel dettaglio, tipo la durata. Certo, che beh, questo è fondamentale per voi, assolutamente. Sì. Le informazioni fornite sia noi, lo so che può essere un po' dispersiva, perché abbiamo inserito sia la guida che l'accompagnatore praticamente. Il materiale informativo distribuito prima della. Sì. Oh, infatti abbiamo lasciato sotto, dopo la scala dei voti, abbiamo lasciato uno spazio con una nota, perché abbiamo pensato magari qualcuno vuole votare, vuole specificare il fatto che sia piaciuto più uno dell'altro, che il voto non faccia riferimento a entrambi. Allora, questo io vi suggerirei di spezzarlo. Ok. La domanda doppia è quello che non si fa in questionario, nel senso che io posso giudicare benissimo la guida, ma non mi piace il materiale informativo che mi avete dato prima. La guida era molto simpatica, è riuscita a prendermi benissimo, e quindi spezzatela, queste sono due. Quindi guida, materiale informativo, distribuito prima. Infatti a me è successo, mi hanno dato un giudizio del genere, la guida mi piaceva, mi è piaciuto il percorso. Sì. Era troppo breve, hanno dato il giudizio di questa cosa. Ecco, cosa intendete con accessibilità dei beni presenti nel percorso? Nel senso che io questa domanda faticherei a capirla. Noi abbiamo studiato la parentesi della sport e distanza. Ah, scusa, non avete potuto. No, in questo caso conviene spezzarla o possiamo tenerla accorpata così? Questo viene percepita come un'unica cosa, il trasporto e la distanza. Fondamentalmente, quindi. Sì, in questo caso a noi interessava sapere più che altro la gestione dello spostamento tra una parte e l'altra, oppure se per loro tipo il fatto è che, non lo so, il museo per esempio sia troppo lontano da Rudi e si perde troppo tempo da una parte all'altra, quindi in quel caso si potrebbe rimodulare il percorso in un'ottica di distanze meno importanti. Però. Forse è accessibile dei beni, no, è posta male, perché accessibilità dei beni potrebbe essere. Una volta che sei arrivato, da Rubia e che sei entrato nel parco, hai trovato il percorso, giusto se sei perso all'interno del parco. Per questa ottica c'è la guida di riferimento, quindi diciamo che loro seguono la guida, non vanno a girare. Però dovremmo, anziché accessibilità ai beni, che volerebbe ai servizi, offerti dall'iniziativa. Scioglietela, essere posto in una maniera differente. E poi comunque lasciare sempre una domanda sull'accessibilità ai beni, quindi nel percorso di visita del tu sei entrato nell'anfiteatro, è stato semplice seguire il percorso. Allora, quindi parlate in termini di trasporto e distanze, poi in termini di chiarezza del percorso interno dei siti. Per formulare due domande di stile. Poi qua abbiamo avuto un po' di perplessità, perché da una parte ci dicevamo se c'è la guida i pannelli informativi forse sono relativi, però dall'altra è anche vero che quando c'è una guida comunque il turista guarda per esempio una teca o un monumento, quindi diciamo che a quello che ascolta, che comunque qualcosa sfugge nell'ascolto, osserva quello informativo è da richiamo con quello che dice la guida, potrebbe essere da richiamo. Quindi comunque il pannello informativo è importante. Qua mettete anche non li ho utilizzati, c'era la guida. Cosa, scusami? Non li ho utilizzati, non lo so, ho ascoltato la guida. Ok. Nel senso quindi come quinta? Sì. Noi abbiamo lasciato anche in questo caso lo spazio note, certo. Se qualcuno vuole, però in effetti conviene mettere proprio la spunta. Va benissimo, però ti dico metterei non li ho utilizzati, d'accordo, la guida non lo spazio note bisogno. Di conservare in questo.
anche un, non ne ho sentito il bisogno, la guida esaustiva, anzi che non lo sono una usata così a girare un positivo. Ok, poi abbiamo chiedere in merito al rapporto qualità-prezzo. Anche questo riportate lassù insieme a tutto il tabellone. Sì, sempre da una... Ok. Rispetto ai seguenti aspetti le elencate tutti. Sì. Ok, poi passate al, ai pannelli informativi che non tenete a parte perché appunto... È una, ok. È, diciamo, qualcuno può averlo scritto, qualcun altro no? Vabbè, come è venuta a conoscenza dell'iniziativa? Vabbè, abbiamo citato... Ok. Prima del giudizio che erano informativi, prima di qua. Quindi diciamo alla della prima domanda. Ah, è proprio la, quindi la prima deve essere. Sì, oppure dopo è la, sì, nel senso o la prima o la seconda. O la prima o la seconda. D'accordo. Perché gli chiedi subito come è venuto a, a conoscenza e poi quanto è soddisfatto. Ok. Ecco, adesso arriviamo alle ultime domande, che sono quelle fatte in maniera più frettolosa e poco, poco discusse fra noi, in sostanza. Vabbè, la comunicazione relativa alla promozione iniziativa e l'estrema esaustiva è molto scontata come domanda, credo. Elaborato da Zetema per i servizi museali che offre, diciamo, un accordo di sovrintendenza ai musei di Roma. E qui praticamente vengono, ci sono un sacco di domande, però sembra molto, diciamo, veloce da compilare il questionario, perché invece delle domande ci si dà un giudizio di soddisfazione per ogni parametro, sono tipo 5 item per prima della visita. Ce ne stanno 8 altri riguardo lo spettacolo al planetario e poi ci sono 4 altri sul museo. E poi altre domande tipo la soddisfazione, se lo si consiglierebbe lo spettacolo a un amico, come è venuto a conoscenza. Cioè, secondo me in questa formula è più facile invece che fare domanda, ma... Sì, però anche rispetto a queste altre cose qua, cioè fare la sezione relativa all'esperienza, la sezione relativa alla comunicazione, se sei soddisfatto della comunicazione, cioè anche di fare, di portare quella. No, dato che lui stava dicendo che queste sono le ultime, nel senso anche questa. Pensavo che queste fossero escluse. È prestissimo, infatti l'abbiamo appena detto. Comunque, premetto, cose che ho detto ieri ho messo oggi, mi è sfuggita. Noi abbiamo seguito 4 macro aree nella compilazione del questionario. La prima, non me la ricordo esattamente, la prima era il gradimento, mi sembra. Poi accessibilità, comunicazione. E quello, vi ricordate, ho detto aspettative, che dovevamo che non erano aspettative, in realtà ma erano... Sì, sì. Come entriamo nella quarta? In delle domande, sì, non abbiamo diviso per gruppi, però le domande rientrano nei gruppi. Ecco, adesso entriamo nella quarta macro area in merito. Sembra inutile come... Sì, uno mi dice che è poco soddisfatto rispetto alla promozione delle iniziative, se non gli chiedi come, perché se ne cavi poco. Chiedi perché io partirei dall'analisi dei canali di comunicazione che hanno utilizzato, quelli non utilizzati, capiamo magari perché non hanno funzionato, proviamo a alterare la comunicazione, a quel punto facciamo delle domande più specifiche. Quindi magari porre questa domanda dopo quella su come è venuta a conoscenza. Sì, questo sicuramente. E le portiamo tutte su, così abbiamo l'anagrafica, la comunicazione e la valutazione. La valutazione dell'esperienza complessiva, dei servizi e dell'accessibilità.
come si diceva. Okay. E questo funziona. Ha qualcosa da suggerirci in merito all'esperienza vissuta della sua organizzazione? Abbiamo avuto disponibilità di più risposte, massimo di 3. Chiedendo se preferivano un approccio più o meno didattico, una maggiore durata o una minore durata, o anche quello che dicevi prima. Ridondante, quindi non è. Ok. Ok, possibilità di personalizzare il percorso scegliendo tappe differenti, quello che dicevamo prima in apertura, restringere ulteriormente il gruppo, specificando anche a costo di pagare di più, perché noi pensavamo a gruppi di circa 20 persone, ma vabbè, così grosso modo una ventina di persone, non oltre, oppure permettere una maggiore partecipazione allargando il limite massimo dei partecipanti, oppure fornire maggiore materiale informativo, quello dato non è sufficiente. Ovviamente altro, non so, a discrezione... poi in realtà si poteva spaziare tanto anche sui mezzi di trasporto. Discutevamo ieri sul fatto se poter realizzare anche dei non lo so, una mobilità all'interno del percorso anche con biciclette, per esempio. Potevamo pure inserirlo nel questionario, però non abbiamo avuto. Si potrebbe raggiungere anche con si potrebbe arricchire anche con altre cose, con dei laboratori al termine del programma. Uno l'ho messo. Cioè, quindi comunque sì, sono. Abbiamo pensato anche ad altro, però non abbiamo inferito tutto. Ma anche che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di formularle le idee, quindi. Poi ci sono altre due? Non lo so, avevi qualcosa da dire? No. Ok. Ecco, questa è molto discutibile, nel senso, cosa le spingerebbe a rivivere con noi un'esperienza itinerante? Abbiamo detto un percorso alternativo non necessariamente archeologico, un nuovo itinerario anche fuori città, iniziative gratuite. Quella è la gratuità, che sembra molto scontato che uno ti dica un'iniziativa gratuita. Non lo so, cioè, è perché se emergono molte intenzioni a partecipare gratis, magari l'iniziativa gratuita può essere un'iniziativa promozionale dell'iniziativa. Quindi, secondo lei quali di questi servizi arricchirebbero l'esperienza appena vissuta? Anche qua massimo di 3 risposte. Allora, un supporto tecnologico, abbiamo cercato di usare termini un po' più abbordabili, tipo una rivisitazione virtuale in 3D dei beni visitati, oppure un supporto tecnologico con l'utilizzo del QR code specificato con codice a barre, non è che si può spiegare in due parole quello che sia, non... su ciascun bene, contenente tutte le informazioni grafiche e testuali leggibili tramite smartphone, possibilità di effettuare il percorso in proprio, meglio secondo un'autoguida, attività ludiche che permettono un maggiore coinvolgimento dei bambini, prevedere anche un pranzo cena a fine percorso, inserire nel percorso attività didattiche o esperienziali che facciano provare ai partecipanti le tecniche utilizzate dagli archeologi. Premetto, anche in questo caso, di cose se ne potevano inserire tante, diciamo che abbiamo inserito delle cose più abbordabili per noi, sostanzialmente. Quindi, fattibili. Le fattibili per noi, quindi il limite ce lo siamo dato da soli. Sì, allora, a me anche la formulazione delle risposte è tutta sceglierei insieme a solo, nel senso che inserire nel percorso attività didattiche, varie esperienziali, parliamo di laboratori per i bambini. Laboratori didattici, anche no, ma non per forza per i bambini. Laboratori didattici. In generale, ok. Anche per gli adulti. Ok. Dagli archeologi mi sta bene, però tu pensa alla casalinga di Putignano, che esperienza che è? Esperienziale, termine molto tecnico. In questo caso però volevo chiederti, nel momento in cui ci ritroviamo a inizio questionare una critica sull'eccessiva durata del percorso e poi una richiesta di realizzazione di attività laboratoriali, è chiaro che un'attività laboratoriale comporterebbe un allungamento dei tempi. Certo, cambia la modalità, quindi magari cambia anche... Però in quel caso... Potrebbe essere a discapito della parte di classe già iniziale. Secondo me fare qualcosa di mirato come? Uno anche se gli che il percorso è durato molto, però un'attività adesso lo fa divertire, quindi sono disposto anche a farli tutto il pomeriggio. Se io faccio concretamente sono disposto a spendere anche tutto il pomeriggio.
studente, quindi non ha una questione di quantità di tempo complessivo che ma attività. Semplicemente la tipologia di attività che viene fatta, se un'attività magari coinvolgente dove io non sono, non mi percepisco come un ricettore passivo ma mi percepisco come agente attivo, allora potrebbe funzionare tranquillamente, non sono in contraddizione le due cose. Pure se questa iniziativa adesso la metto, c'è una cosa che aggiungo adesso in questo momento, la promuovi il fine settimana, il sabato e domenica, quando sai che c'è un'affluenza magari di persone che durante la settimana possono per il lavoro, e la termini, oltre con la visita annuncio, anche con delle attività laboratoriali dove si insegnano le tecniche oppure le attività che dell'archeologo sul campo, potrebbe essere anche un aspetto sincero, insomma, positivo. No, dicevo, a volte quando fanno anzi gruppi spostamenti hanno bisogno di maggior tempo nel posto dove no, arrivano, quindi oltre alle due ore, anzi più stanno, più fanno esperienza. Assolutamente. Attenzione qua su una cosa, quando poi ovviamente lo si sistemerà, mi sembra molto lungo il questionario, per cui sì, cambiando si restringerà parecchio. Consiglio mai andare sulle due pagine un foglio recto verso, mai di più. Piuttosto rinunciamo a qualcosa, ma poi la gente si scoccia. Cioè, io ho fatto dei questionari, sono delle torture, mi hanno imposto di farli, non ultimo uno, quello elaborato per la Galleria Ferrari di Maranello, dove c'erano qualcosa tipo 25 domande, cioè. E poi la stampa l'hanno fatta loro per problemi, cavolo che ve li stampo io, erano dei papier proprio. Sì, diventa un'unica domanda, se sì, poi ci sta un corretto verso, assolutamente, si crede già così, sta praticamente su due pagine, assolutamente. Poi noi abbiamo scritto poi tutto. Sì, avete scritto tutto. Ma domanda è come questionario da proporre alla fine dell'attività? Diciamo nel complesso è positivo, diciamo. È ben costruito, ben fatto, se facciamo quei piccoli accorgimenti può funzionare assolutamente. Vi potrei suggerire semplicemente sempre questo a tutti voi, lasciate sempre una domanda libera, note, suggerimenti, indicazioni, dove la gente può scrivere quel cavolo che vuole, tipo cornuto l'autista. Viva la mortadella! Però andrete a vedere, non so, dato che c'è scritto lavoratori per bambini oppure lavoratori per adulti, pranzo, la cena, fine percorso oppure il percorso più il laboratorio. Magari voi potreste proporre dei pacchetti diversi, cioè solo visita, e loro in base a percorso oppure percorso più laboratorio, laboratorio e basta, oppure percorso più laboratorio per bambini, per dire, non so. Pacchetti diversi, e loro danno la preferenza a queste varie opzioni, in modo tale da vedere quale tipo di attività vanno più per le famiglie. Sì, ma infatti abbiamo messo dalle ultime domande, ci sono delle richieste che preferiscono personalizzare il percorso, farlo in proprio con la guida, andare fuori città, non necessariamente per le leggi, vuole andarsene a sola. Anche perché questo vi consente poi di costruire di personalizzare ulteriormente le proposte, tutto in una logica di modularità. Assolutamente sì. Rispetto a essere giudicato, tu che mi chiedi, io consiglio una musica positiva. Assolutamente sì, avete fatto un buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Grazie a te. Allora, l'ultimo gruppo. Dismettete il ruolo di reporter. Io mi sto autoprendendo fino alle 4 come momento, alle 4 e mezza, perché abbiamo iniziato alle 2 e mezza.
Va bene? Vi va bene? Così finiamo. Ti. Verrà somministrato al termine del percorso. Sì, diciamo che è come se fosse una valutazione ex post, no? Perché volevamo appunto capire quali sono stati, quali fossero insomma i punti di debolezza e i punti di forza anche del laboratorio. Quindi abbiamo preso Culture Lab come esempio e lo abbiamo sviluppato seguendo quattro diversi blocchi, quindi tematiche. Quindi appunto, per che cosa è stato fatto il questionario? Per vagliare un po' il grado di soddisfazione ai corsisti, quindi alle persone che hanno frequentato il laboratorio, e perché eventualmente per migliorare quello che sono stati i punti deboli nell'organizzazione, nella comunicazione e nei contenuti del corso. Quindi inizialmente abbiamo trattato insomma la parte anagrafica, chiedendo età, sesso, occupazione, domicilio e titolo di studio dei corsisti. Per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo indagato il mezzo attraverso il quale sono venuti a conoscenza del percorso del laboratorio, quindi social network, siti, passaparola, giornali, affissioni, altri siti istituzionali, perché poteva essere appunto il sito dell'università o altro. Quindi abbiamo specificato, lo fa parentesi, okay. Però perché abbiamo preso ad esempio questo laboratorio, poteva essere, dovrebbe essere un modello poi applicabile anche. Poi magari mettete qualche esempio tra parentesi, allora se poi dopo lo riapplicate come modulo, sì. E poi altro sempre con lo spazio specificare. Poi abbiamo chiesto se è stato insomma facile e agevole trovare le informazioni. Abbiamo usato una scala appunto da 1 a 5, dove 1 corrispondeva a per niente, 5 a molto, e quindi il corsista dovrebbe essere poi in grado di valutare in base a questa scala di valori, insomma. E per quanto riguarda invece l'organizzazione, ci siamo chiesti quale fosse, insomma, come si valuta il livello di assistenza degli organizzatori, sempre con una scala da 1 a 5, per capire ad esempio se le risposte a determinati quesiti inerenti il corso fossero state repentine piuttosto che dettagliate, esaustive, eccetera. Quindi sempre però con una scala da 1 a 5. E per quanto riguarda invece, per prima un po' l'espressione livello di assistenza, c'è qualcosa che non mi piace, non so dire cosa, sì. Però non lo so, perché mi sembra quasi, cioè, in teoria i corsi dovrebbero avere degli uno staff di organizzazione e poi un tutor d'aula. In vostro caso non succede così, perché siete fatti tutto, poverini, siete organizzati, fate da tutto. Però, sì. Non è bello, però è chiarissimo, cioè per me è molto chiaro. Ok. Poi
appunto abbiamo chiesto come si valutano gli spazi utilizzati in rapporto all'accessibilità, alla funzionalità. Come esatto. Valuta gli spazi utilizzati per quel che riguarda i seguenti aspetti. Quindi abbiamo preferito fare appunto una tabella seguendo appunto questa suddivisione in base all'accessibilità, funzionalità e comodità. E come abbiamo appunto già detto ieri, in base che so alle dotazioni tecnologiche, piuttosto che proprio sedie, banchi, aule. Cosa intendi però per accessibilità, scusami? Infatti, allora noi in termini, che in io termini di corda, barriere anche di trasporto o accessibilità, siccome il tema dell'accessibilità adesso sta prendendo questa piega legata all'accessibilità ai diversamente abili, rischia di essere ambigua, quindi accessibilità due punti specifica, cosa okay. Intendi appunto si arriva agevolmente tramite i mezzi pubblici, ci sono parcheggi adeguati, specificatelo, perché sennò è, cioè in verità no, nel senso che i corsisti lo intendono in termini accessibili così come lo intendiamo noi, però specifichiamolo solo per correttezza visto il momento di ambiguità di questo termine, secondo me poi si chiarirà, però lo stato attuale è un po'. Sì, però noi abbiamo ragionato come se fosse un unico modulo, altrimenti dovevamo suddividere ogni volta. Perché no, se mi metti una volta io rischio dagli olivetani e ho trovato più comodo, magari per ogni quesito posto ci può essere la suddivisione. Non per ogni, però per parecchi. Ok. Sì, se il modulo si è svolto tutto qua, diventa lo spazio utilizzato. Sì. Se sono due, metti questo e gli olivetani, giustamente. Sì, sì, sì. Poi loro taranno. Diciamo per semplificare, questa volta abbiamo preso in considerazione soltanto uno. Poi abbiamo chiesto come si valutano i servizi offerti. Quindi la qualità dello streaming, le prenotazioni online, il materiale didattico, sempre con una scala da 1 a 5. Attenzione, perché il materiale didattico non dipende da voi, dipende dai docenti, quindi stanno chiedendo. No, però lo streaming è un servizio che offrite, quindi la possibilità di accedere al corso streaming è un'iniziativa montata da voi. L'esaustività del materiale didattico, se qualche docente ha utilizzato per ma questo è un giudizio sul docente. Ma di questo tratto però noi stiamo ragionando più che altro sulla reperibilità del materiale didattico. Allora specificate la reperibilità del materiale didattico, trovate un modo per scioglierlo, perché il materiale didattico è imputato, cioè io direi non è pigliato in cazzatone voi quando i docenti vi hanno fornito il materiale di merda contro il docente. Però questo dare le indicazioni, se riconfermare. Assolutamente sì, però è una. Allora poi ci sarà, immagino, la sezione di giudizio sui docenti, che è altra parte, però loro non si possono magari prendere un cazziatore per. Cioè, non è un elemento che è in mano alle loro. Cioè la qualità del materiale didattico, la reperibilità sì, la qualità non dipende da loro, cioè. Che Dio ce ne scappi, per fortuna poi. Ok? Ecco, qua invece siamo passati alla parte sui contenuti, sulle conoscenze del corso. Quindi abbiamo chiesto se conoscevano già a priori gli argomenti trattati durante il corso. Posso dare un suggerimento che voi già avete in parte seguito. Visto che tanto vi rivolgete al corso con tutte le persone che conoscete, io farei proprio un capillo. Qualche domanda sulla comunicazione, l'organizzazione, fare pure sezioni, blocchi in questo caso, e poi qua alla fine i contenuti, in modo tale che anche per loro è molto chiaro, cioè per voi che lo compilate diventa più chiaro. Sono solo indicazioni proprio minute. Poi abbiamo chiesto le aspettative sui contenuti del corso,
se fossero state soddisfatte, sempre con una scala da anche qua 5. Io farei un'unica domanda: come valuti i seguenti aspetti, argomenti, conoscenza degli argomenti trattati 1-5, anche qui un'unica domanda in tabellone con tutti gli elementi, perché siamo sempre nell'argomento, nel blocco argomenti contenuti, e stai chiedendo una serie di giudizi su diversi aspetti dei contenuti, quindi può essere percepita come una domanda, ma così funziona, verrà solo per nel caso voleste snellire anche visivamente. E qua abbiamo chiesto l'applicabilità alla fine delle conoscenze, cioè ritieni che le conoscenze acquisite siano un fattore di arricchimento dal punto di vista personale, sempre con una scala da 1 a 5, oppure ritieni che le conoscenze acquisite siano un fattore di arricchimento dal punto di vista professionale? Prima professionale poi personale, mettete, nel senso che uno viene a un corso di formazione prima per formarsi professionalmente poi umanamente, nel senso che è vero che sono strettamente interrelato, però mette prima comunque l'altro. Questo invece è più sulle relazioni, appunto, relazionale. Ritieni che il laboratorio abbia contribuito ad ampliare la tua rete di conoscenze? Ritieni che i docenti siano stati. E questo è il blocco sui docenti, quindi il giudizio dato ai docenti. Però anche il docente, però ovviamente, perché ci può essere quello più bravo, sì, quello meno bravo, non si diviso, sì, perché tanto il giudizio complessivo l'avete chiesto prima, sì. E ora specifico, ma ditemi chi devo confermare l'anno prossimo, che non devo confermare sostanzialmente. E siamo andati sugli argomenti, quindi se sono stati sostenuti negli argomentari contenuti trattati nel corso, hanno coinvolto adeguatamente i partecipanti, e poi alla fine la scala ecco qua, l'abbiamo presa da 1 a 10, giusto? Sì, da 1 a 10 perché offre chiaramente più livelli di valutazione e perché comunque è una valutazione complessiva della certo presenza. Ci sta assolutamente, ed è molto più simile al voto che si dà a scuola, quindi do un 8 a posto, non do un 3 che non capisco bene. Perfetto, in questo caso lo shift da una scala 3 è assolutamente coerente e corretto. Grazie per l'attenzione, grazie per la compilazione, per l'aiuto. Io anche qua campo note, indicazioni, suggerimenti. A me sembra che ci siano tutti gli aspetti. Non so se voi avete delle indicazioni, visto che poi saranno gli aspetti che dovete giudicare. C'è qualcosa sulla quale voi vi sentite o vorreste dire la vostra che loro non mi hanno chiesto, diteglielo ora. Io volevo chiedere se il fatto di mettere all'inizio provenienza, domicilio, cioè fosse stata una scelta, perché a quel punto non è più anonimo, cioè su numeri così piccoli secondo me viene a ufficiare un po' poi la onestà delle risposte. Quelle sono, diciamo, le parti standard, no? Che vengono messe nei questionari, che poi si mette un no, cioè nel senso. Cioè è stata una scelta non farla anonimo, no. Deve essere anonimo, non su questo non allora, ne abbiamo i questionari di valutazione interna in corso spesso non sono anonimi, nel senso, ad esempio Fitzcarraldo quando fa un corso e fa le schede di valutazione sui docenti sul corso non li vuole anonimi. Cioè, se vuoi che se fosse vuoi una scelta ragionata se non vuoi non me lo dici. Corretto, è assolutamente corretto. Ma su questo poi abbiamo avuto una piccola discussione interna, perché comunque questi in realtà sono dati che noi già abbiamo, però abbiamo ragionato nell'ipotesi di non essere in possesso di questi dati e quindi di somministrarlo, diciamo, al termine delle attività senza aver fatto tutto il sistema di prenotazione. Poi quando avete compilato il modulo di prenotazione al singolo modulo avete compilato la professione, quindi appunto è stata una scelta, cioè il fatto che poi voi volete sapere risposte a quale persona corrispondono. Sì, anche perché ci possono essere è anche una scelta legata al fatto che alcuni giudizi in merito al corso possono essere legati al curriculum di ciascuno di noi, nel senso che se io sono laureata in economia e magari è possibile che il modulo di marketing già lo conoscessi e quindi ti dico che per me è stato poco utile, ma è stato poco utile semplicemente perché sono laureata in economia, quindi a loro serve anche per questo,
mentre se me lo dice uno laureato in lettere, magari inizio a farmi un paio di domande, forse non ho chiamato il docente giusto. No, 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 però il titolo di studio in questo caso è fondamentale. Sì, sì, perché... Giusto, cioè proprio hai fatto bene. Da una parte se non lo vogliamo mai. Consiglio la carta mettere al fondo in questo caso, ultimissime le domande di Anagra. Prima fatevi giudicare tutto, poi ditegli di dirvi chi sono, se no vedi che già si indispettiscono. Ah, ma però non è una domanda. No, in realtà la domanda è se è stato tutto di una scelta o se... No, no, però psicologicamente prima ti faccio tutte le domande, ti chiedo di giudicare, poi ti dico se vuoi mi dici chi sei, se no no. Ti do la possibilità di dirmelo, di non dirmelo, te lo lascio, invece se lo metto prima, non in modo implicito, ma in modo esplicito uno potrebbe... Abbiamo discusso anche di questo, però l'abbiamo valutato proprio sul fatto che conosciamo tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso, quindi era proprio... No, nel senso alla fine non dovevamo, cioè non penso che li avremmo indispettiti o meno, perché no, comunque cioè, ce l'ho lasciato prima e non dati. Sì, sì, no, però appunto, come consiglio comunque mettetele come ultime, secondo me. Poi è molto ben fatto, ripeto, se aggiustate queste cosettine lo potete usare anche da subito, secondo me. Ci salutiamo, chiudiamo. Io vi ringrazio per l'esperienza, per me è stata davvero utile, bella, mi ha fatto piacere conoscervi. Spero ci siano occasioni per rincontrarci. Il mio numero di telefono ce l'avete, il mio contatto Facebook ce l'avete, la mia mail ce l'avete. Io direi che posso mandare i materiali direttamente a Andrea e manderei da richieste, ditemi se è tutto, il bench sulla realtà aumentata, quello che lo volete, che è molto scarno, nel senso proprio, però vi dà l'idea di chi ha lavorato sulla realtà aumentata, e le slide, che saranno le prime 15 slide che io ho proiettato oggi, al massimo vi aggiungo qualcosino di contestualizzazione, la volete? Ci sono i link, perché quello che è importante... C'è l'IAR. L'IAR si usa. L'IAR. L-A-Y-A-R. Certo. Sì. Gira su sistema iOS e su sistema Android. Non so se giri su sistema Windows. Quindi non lo so. Per cui se qualcuno... I due esempi che vi ho fatto vedere stamattina? No, quello non vedi, no, non li posso diffondere. No, cioè materiale che mi è... No, ve l'ho fatto vedere, vi ho spiegato come si fa, avete tutti gli strumenti per...